Due bandi ha annunciato che saranno presto presentati, uno da 10 milioni e uno da 2 milioni. Che bandi sono e che valore hanno per l'industria del cinema nella nostra regione? Sì, è un altro sostegno al lavoro e alla produzione e alle piccole e medie imprese del Lazio, perché in occasione di questo MIA, Mercato Internazionale dell'Audiovisivo, che è una grande conquista di sistema del Lazio, perché insieme al MIBAC e al MISE Roma avrà un evento mondiale che si candida ad essere uno dei più importanti mercati dell'audiovisivo del mondo. In quell'occasione presenteremo questo bando dei fondi europei di 10 milioni proprio rivolto ad attrarre le coproduzioni internazionali e quindi promuovere la presenza di grandi attori mondiali a fianco ai produttori nazionali. E un secondo bando di 2 milioni rivolto alle PMI italiane e alle imprese italiane a sostegno dell'innovazione tecnologica nella produzione dell'audiovisivo. Anche qui cioè mirato ad aumentare la competitività delle nostre aziende. Questi sono risultati importanti di come abbiamo pensato la programmazione europea, cioè dentro un'idea di filiera su alcuni settori sui quali intendiamo investire, e non c'è dubbio che nel Lazio, come in nessun'altra regione italiana, audiovisivo significa posti di lavoro, crescita di PIL, valorizzazione del territorio e in questo caso, grazie al lavoro che abbiamo fatto, un salto di qualità immenso, ripeto, nella produzione di un evento a carattere mondiale. Il sottosegretario Calenda parlava della necessità di settorializzare le varie città, da ogni città un ruolo. Quello di Roma e del Lazio in questo settore che ruolo può essere? Beh, noi siamo leader italiani a questo punto, non solo per la produzione ma anche per gli eventi, perché il MIA è una novità che colloca qui il mercato più importante internazionale dell'audiovisivo italiano. Io sono sicuro che anche la scelta fatta nei mesi scorsi di avere la Fondazione Cinema per Roma, che produce due feste, una sul cinema, ma la stessa fondazione che produce il festival della fiction, ha creato una sinergia che renderà molto più competitiva di quanto lo è adesso la parte degli eventi su questi temi. Quindi abbiamo recuperato molto tempo, abbiamo lavorato insieme, vari livelli di governo, e questo sicuramente aiuta la produzione, il lavoro, le aziende, i giovani del nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie.